Due metri tra i tavoli, centri storici in crisi, le misure di sicurezza stabilite per la riapertura di bar e ristoranti mettono in ginocchio i piccoli locali caratteristici dei centri storici. Mascherine da emergenza, nuova linea produttiva, la storica azienda DIC di Altopascio ha avviato la produzione in piena emergenza sanitaria e adesso pensa ad una linea permanente. L'iter per lo svuotamento è avviato da mesi, a confermarlo è stato l'ex sindaco Mario Puglia, che sottolinea l'errore di questa fuga in avanti dovuta alle dichiarazioni di una privata cittadina. Bentrovati al TG Noi. Dunque, mentre si discute tra governo e regioni per una possibile apertura anticipata di locali, bar, ristoranti, ma anche parrucchieri, barbieri ed estetiste, la questione che tiene banco è quella delle metrature, delle misure che devono servire per il contenimento del contagio e che sono inserite in questo protocollo. Misure troppo grandi, secondo alcuni, per i piccoli locali dei centri storici. La conferenza Stato-Regioni sta discutendo della possibile apertura scaglionata delle varie regioni italiane, che potrebbero anticipare al 18 l'apertura di quelle attività la cui ripartenza era prevista per il 1 giugno. Ma adesso la questione fondamentale è quella delle distanze imposte dal protocollo, soprattutto per bar e ristoranti, che indica uno spazio di 4 metri quadri per ogni cliente e la distanza di almeno 2 metri tra i tavoli. Una vera e propria mazzata, soprattutto per gli esercizi dei centri storici. Naturalmente queste dimensioni sono restrittive. Io non parlo per uno che ha un locale grande, perché voglio dire, bene o male, pur avendo difficoltà, un po' di gente la metti, ma quando trovi, come sono la maggior parte, locali piccoli, i 2 metri sono tanti, la distanza è troppa, i 4 metri quadrati sono tanti. Quindi in quei casi lì a me mi dispiace tantissimo, è veramente una condizione, un inverosimile. Chi è che veramente ha un negozio piccolo come farà? La chiusura non volevo menzionarla, però è veramente è un arrivo sicuro, sicuro. Qui si va incontro a una nuova stagione invernale alla fine, che già è bassa rispetto al solito comunque quando è turistica, quindi considerando già quella di base, va aggiunto il fattore ingressi contingentati, quindi sarà ancora più difficoltoso. Siamo su una 50ina di persone e con le restrizioni andremo dai 18 ai 20, 22, non di più. Quindi una bella riduzione. Abbiamo già fatto un conteggio preventivo per vedere quante persone possiamo mettere a sedere. Noi fortunatamente abbiamo un pochino di area esterna, quindi limiteremo i tavoli da 12, sicuramente 5-6 tavoli massimo. Uno spiraglio è rappresentato dall'apertura di alcune amministrazioni comunali, tra cui quella di Lucca, all'ampliamento degli spazi esterni senza alcun onere aggiuntivo, ma anzi cancellando il pagamento del suolo pubblico. Sì. Sicuramente è un aiuto per noi ristoratori, perché con questa grave perdita è un piccolo aiuto per provare ad andare avanti, sicuramente. Si creerà un pochino di più il presupposto per far riuscire le persone e rimetterle, diciamo, in condizioni tali da potersi godere anche quei momenti di socialità che vengono a mancare altrimenti. Veniamo adesso al mondo del lavoro, perché in provincia di Lucca sono circa 31.000 le domande di cassa integrazione ordinaria in deroga e comunque di ammortizzatori sociali, però c'è parecchia preoccupazione per chi questi ammortizzatori sociali non li ha ancora ricevuti. Il PD territoriale fa pressioni sul governo affinché vengano pagati il prima possibile. Sono oltre 31.000 i lavoratori della provincia di Lucca che hanno fatto domanda per gli ammortizzatori sociali a causa della crisi innescata dal Covid-19, un esercito fatto soprattutto di operai e impiegati, al 60% donne, che in molti casi attende ancora di riscuotere la mensilità, ridotta dal 20% fino al 40% rispetto allo stipendio normale. A fare una sintesi dei dati incrociati fra INPS, Regione Toscana e la CGIL di Lucca, esattamente si tratta di 31.058 lavoratori
lavoratori. Di questi, 9.609 hanno fatto domanda per la cassa integrazione in deroga, introdotta in via straordinaria dal governo a inizio emergenza, allargando la base a quelle aziende che non avrebbero goduto di quella ordinaria. Oltre 7.146 lavoratori hanno accesso al fondo di solidarietà per l'artigianato. 3.000 hanno richiesto il fondo integrativo salariale, 300 le misure per chi è a contratto interinale. A questi numeri si aggiungono le 1.100 domande fatte nelle ultime settimane per la cassa integrazione ordinaria per altri 11.000 lavoratori. Ma per molti, e qui i numeri non ci sono, il vero dramma è che la cassa integrazione non è ancora arrivata da marzo a oggi, oppure è arrivata con larghissimo ritardo o è stata anticipata dal datore di lavoro. Una situazione che ha messo in difficoltà moltissime famiglie e imprese. Ed è lo stesso Partito Democratico a sollecitare il governo, di cui fa parte, a risolvere al più presto questa situazione. Rimango allibito quando mi chiamano o ci chiamano dei parenti, conoscenti, amici e ci dicono che è dai primi di marzo che non ricevono un euro dalla cassa integrazione. Chi ha lavorato qualche giorno, la prima settimana, una decade di marzo, ha percepito quei pochissimi giorni di stipendio dalle proprie aziende. Ma per il resto stanno aspettando da ormai tantissimi giorni quanto gli è dovuto. Allora, il partito che io rappresento a livello versiliese, che è al governo, si deve fare carico ancora di più di questa situazione. E facciamo appello anche ai presidenti di Camera e Senato affinché attraverso gli organismi preposti cerchino di sbloccare questa situazione. E adesso veniamo a una questione relativa all'industria, perché un'azienda della Piana che aveva iniziato a fare le mascherine in piena emergenza ha deciso di convertire parte della produzione proprio alla realizzazione di mascherine protettive. Sentiamo. Sono molte le aziende impegnate nel settore della moda che a causa della pandemia di Covid-19 si sono dovute reinventare, in special modo riconvertendo la produzione nella realizzazione di mascherine protettive, specialmente nelle prime fasi dell'emergenza, quando ci sono stati momenti in cui i dispositivi di protezione individuale erano praticamente introvabili. Qua siamo ad Altopascio, nell'azienda DIC, che ha avviato questa produzione il 20 marzo scorso, in piena crisi sanitaria. Tutti avevano bisogno di mascherine, infatti l'ho spedito un po' in ogni parte, anche per farle conoscere. Ce n'era bisogno veramente per tutti, perché insomma, un po' vendute, un po' regalate, un po' come il mio modo di fare. E adesso che è entrato in vigore l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici, obbligo che probabilmente continuerà per buona parte della fase 2, è probabile che la riconversione di parte dello stabilimento a questa produzione diventi permanente, affiancandola a quella tradizionale. Quindi continuerete la produzione di entrambe le cose, delle mascherine? Ecco, di entrambe le cose però. Ora col campionario, se ci arrivano gli ordini, si comincia a fare anche la produzione. Basta solo che la facciano riaprire lunedì prossimo, i negozi cominciano a richiederci la roba, quella che avevano ordinata e che non l'hanno ritirata. Se poi lo Stato dà un po' di soldi alla gente, perché sennò ci vogliono solo per mangiare, se mantengano il 50% di quanto hanno detto, 50% basterebbe. Veniamo adesso alla questione relativa allo svuotamento del Lago di Vagli, un boom mediatico delle ultime ore che però è relativo a una notizia che era già stata anticipata ampiamente dalla nostra emittente alcuni mesi fa. Il possibile svuotamento del Lago di Vagli era una notizia già uscita alcuni mesi fa. Primo tra tutti fu l'ex sindaco di Vagli, Mario Puglia, a far trapelare tale possibilità pur senza affermarlo direttamente. In seguito anche l'attuale presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani lo dichiarò a Palazzo Ducale a Lucca. La nostra emittente ha seguito con attenzione il complesso iter della vicenda che vede coinvolti Enel, Romei SRL e Comune di Vagli di Sotto e che rientra nel progetto Essere 2020 Vagli, che ha come obiettivo la valorizzazione turistica del territorio. Giovedì scorso il contratto tra le tre realtà era passato in giunta municipale a Vagli, che però, come richiesto dagli attori coinvolti, aveva mantenuto lo stretto riservo sulla importante notizia.
Poi Enel, a seguito di un post sui social di una privata cittadina, nel pomeriggio di domenica 10 maggio ha deciso di fare uscire un comunicato che conferma la sottoscrizione di un accordo che riguarda appunto anche lo svuotamento dell'invaso di Vagli. Inizialmente si pensava che il tutto potesse avvenire nell'estate 2020, ma visto la complessità organizzativa sia dal punto di vista pratico che burocratico, a questo obiettivo si sta lavorando per il 2021. Le iniziative di preparazione all'evento saranno davvero tante, in modo da accogliere tanti turisti nel miglior modo possibile e per non ripetere gli errori logistici di accoglienza del 94, quando comunque a Vagli arrivarono ugualmente un numero esagerato di persone per vedere il piccolo paese sommerso di fabbriche di Careggine. Ma quando inizierebbe l'iter per arrivare a rivedere il paese sommerso? Da alcune indiscrezioni sembra che le procedure inizieranno nella primavera 2021. Tra coloro che hanno lavorato alla stesura di questo accordo, l'ex sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, che oggi riveste la seconda carica comunale. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo 3 anni che ci lavoravamo, grazie alla ditta Romei, ma grazie a Enele, la vuotatura del lago da un sogno è diventata una realtà. Nel 2021 faremo tutto il possibile di non ripetere gli errori dell'ultima volta. L'ultima volta il Comune ha richiesto addirittura 75 milioni e i privati che hanno guadagnato 2 miliardi. Pertanto questa volta verrà oculato e sarà il Comune a dirigere la musica. Parliamo adesso della donazione di plasma iperimmune da parte dei guariti da Covid-19. Il primo contagiato di Gallicano ha deciso, appena guarito, di donare subito il plasma. Claudio Cipriani era stato il primo gallicanese colpito da Covid-19. L'8 marzo i primi sintomi, poi la scelta personale di mettersi in quarantena e il 18 marzo era arrivato il tampone con responso positivo al coronavirus. Qualche giornata un po' particolare l'ho avuta, tipo la febbre alta, la tosse forte, per qualche giornata di respirazione. Diciamo non tanto che me ne ho sofferto più di tanto per la respirazione, ecco. Il sapore in bocca tutto salato, quello che mettevo in bocca era tutto salato e un odore sempre strano nel naso, un odore strano che non si capisce bene che cosa sia, sembra che si senta l'odore della malattia, non lo so, io non mi so spiegare che odore è questo odore particolare nel naso, ecco. Il primo pensiero che ho avuto quando sono uscito fuori, sono venuto a pagare la spesa che mi avevano portato a casa. E poi dopo, siccome il donatore di sangue è qui accanto alla Misericordia, io avevo visto su Facebook questo annuncio che dicevano che facevano questi esperimenti a Pisa col plasma. Io, essendo donatore da circa 35 anni, qualcosa del genere, ho detto vado a donare il plasma anch'io, l'ho sempre donato e non mi sembrava una cosa così. Anzi, pensavo che di prelevarlo a Barga, non pensavo neanche a Pisa. Poi ho chiamato la signorina Benedetta, che è stata molto gentile, mi ha messo in contatto con Pisa e da Pisa mi sono messo d'accordo con loro e sono andato a Cesanella a donare il plasma. È peraltro notizia di questa domenica che la Toscana sarà capofila di uno studio di sperimentazione sulla plasmaterapia, per cui il gesto di Claudio può rappresentare un positivo esempio da seguire per i sempre maggiori guariti da Covid-19. Ecco, penso di non aver fatto una cosa così eclatante, penso che ho fatto una cosa normale, serve per aiutare gli altri, ben venga una cosa così, spero che tutti la pensino come me, che non è una cosa eclatante, è una cosa più che normale. Come donatore di sangue l'ho sempre fatto e continuerò a farlo sempre finché potrò farlo. Donare il plasma non ha controindicazioni e non ha effetti negativi sul donatore, per cui chi è guarito può realmente contribuire in tutta sicurezza alla ricerca e alle cure per questo virus. Allora, il gesto di Claudio ci ha fatto veramente piacere, soprattutto la tempestività con cui ha risposto al nostro appello, dalla condivisione di un post su Facebook, l'immediatezza della chiamata di Claudio e ci siamo subito adoperati per metterlo in contatto con Pisa. Lui è stato il nostro primo donatore a donare il plasma a Pisa e ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie, visti i 200 donatori attivi e di più del gruppo di Gallicano. Con questo si chiude la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie relative a Viareggio e alla Versilia.